Io penso che nella disamina finale della partita Castagnetti e Gusto sono in Valzania, abbiamo fatto, hanno interpretato in maniera ottimale quello che gli avevamo chiesto. Inizialmente Pescara era partito con il 4-4-2 e quindi gli avevamo chiesto un'aggressione sui due mediani loro che pur sempre non poteva venire, però la maggior parte delle volte schermavamo sempre le palle dentro. Erano quelle che più pericolose, visto che Galano veniva dentro. Hanno fatto un'ottima partita, hanno interpretato nella logica nostra anche quando loro hanno cambiato modulo, si sono messi col 4-3-3, quindi lì è stato ancora meglio perché Castagnetti schermava a vertice basso e ci avevano più libertà le due mezzale. Ci è mancato appena un po' di palleggio, però è una partita aggressiva. E lo sapevamo, però penso che hanno fatto un'ottima prestazione. Per quanto riguarda il discorso della classifica, posso dire che a oggi, con questa vittoria, si sono aperte altri orizzonti perché a 40 punti troviamo il Perugia che domenica andrà a giocare contro il Pescara, quindi sarà un ulteriore scontro diretto e noi viceversa a Livorno, quindi è logico che noi dobbiamo pensare sempre a fare bottino pieno perché le partite sono sempre meno e l'obiettivo nostro era tirarsi fuori da questa zona bassa. Ma ci è mancato un po' di gamba, capiamo benissimo che giocando ogni 4 giorni c'hai poco tempo di allenamento perché sei sempre a tiro partita durante la settimana. C'è un dispendio di energie maggiore, il nostro punto di forza è rimanere compatti per poi ripartire con gli esterni. Gli esterni stanno facendo un lavoro eccezionale perché gli stiamo chiedendo del sacrificio e quindi vengono a fare molte volte il quinto uomo e questo gli dà merito a loro, abbiamo dei cambi importanti e poi tante volte siamo arrivati con poca lucidità forse a chiudere la partita dove potevamo e le occasioni farlo le hanno avute. Ma non penso, io penso che quelli che sono entrati abbiano fatto chiesto e fatto un buonissimo lavoro perché abbiamo chiesto aggressività e due o tre palloni è riuscito anche ad aggredire e intercettarli per ripartire. Poi magari la ripartenza non è stata lucidissima, però avevamo aggressività, abbiamo messo più aggressività con Kingsley. Con Palombi ha fatto molto lo spirito di sacrificio perché doveva curarsi quando loro venivano giù con i terzini perché spingevano, d'altronde dovevano ribaltare il risultato e ci possono stare dei momenti in cui ti devi ricompattare e rimanere lì. Io penso che anche Celavo lo stesso ci ha fatto salire due o tre volte, si è andato da fare, è arrivato quasi anche in zona gol e quindi io sono contento di chi è subentrato, anche Mogos, di quelli che sono entrati, sono contentissimo. Ma stanno bene tutti e due, Parigini ha fatto il primo tempo, ha dato tutto quello che poteva dare, d'altronde quando uno corre e fa le rispettive dell'allenatore, poi abbiamo l'opportunità di fare 5 cambi, in questo momento sono molto importanti perché sono troppe partite ravvicinate e quindi non dobbiamo guardare tutti i piccoli particolari. Valzania era ammonito dal primo tempo. Potevamo rischiare che prendesse la seconda ammonizione perché il gioco se l'ha fatto un po' maschio e quindi siamo intervenuti così. Finalmente l'avevamo quasi scommesso, che dovevamo sfatare questo tabù, il mister doveva sfatare il tabù col Pescara perché gli era sempre andata nera, quindi la promessa e finalmente abbiamo sfatato anche questo dello Zini, dove speriamo che prima possibile anche di esultare con i nostri tifosi.